4 maggio 1962, una data insignificante per tanti sportivi, non per tutti però. Provatelo a chiedere ai tifosi, la cui squadra fonda le proprie origini sul fiume Tago. Siamo in Portogallo e più precisamente nella capitale, Lisbona. La squadra di cui parleremo è il Benfica, la più titolata in ambito nazionale. Gli è appena stata lanciata quella che possiamo definire la più grande maledizione del calcio. L'artefice è Bela Gudman. Calciatore prima, allenatore poi. Nato nel 1899 a Budapest da una coppia di ballerini di origini ebraiche. La sua vita ne vale 50 delle nostre. Riuscirà a risollevarsi dopo la crisi di Wall Street del 1929, dove perse quasi tutti i suoi averi. Scapperà da un convoglio nazista diretto ad Auschwitz, dove però perse il padre, gli zii e il fratello maggiore. Questo anticipa il personaggio di cui parleremo. Trapianterà il famoso modulo 4-2-4 della Grande Ungheria in Brasile, dove vincerà un titolo da allenatore del San Paolo. Sarà anche il modulo che verrà utilizzato dalla Seleção, campione del mondo, nel 1958 e nel 1962, prima di approdare in terra lusitana e diventare uno degli allenatori che hanno segnato un'epoca, ottenendo lì le più grandi soddisfazioni da allenatore. Vincerà al primo colpo nel 1959 un titolo alla guida del Porto, in un campionato combattutissimo contro le Aquile del Benfica, i rivali di sempre. Servirà la differenza reti a proclamare la vincitrice, quella del Porto recita più 59, quella del Benfica più 58. È amatissimo dai tripeiros. Così sono chiamati gli abitanti di Porto, secondo un'antica leggenda, per appoggiare l'esercito guidato dal principe Enrico il Navigatore alla conquista di Ceuta, punta settentrionale del Marocco, nel 1415. La popolazione diede a tutti i soldati la carne disponibile, rimanendo solo con la trippa, che sarà poi il piatto tradizionale della città. Talmente amato che la società farà recapitare al tecnico un logo tempestato di diamanti. Non sanno però che in pieno stile Goodman, prima della finale della Tassa dei Portugal, ha già firmato per gli odiati rivali del Benfica. Si apre un nuovo capitolo nella vita di Bela, sicuramente il più sensazionale. Conquisterà ancora al primo anno il campionato, ma è in terra internazionale che farà vivere al Benfica le più grandi soddisfazioni della propria storia. Nel 1961 vince la prima Coppa dei Campioni, in finale contro il Barcellona di Luis Suárez. Ma il velo al suo David lo toglierà l'anno successivo, battendo la corazzata Real Madrid di Gento, Puskas, Di Stefano, che aveva cannibalizzato i primi 5 anni con 5 successi consecutivi della Coppa dalle Grandi Orecchie. Il primo tempo finisce con i Blancos avanti 3-2, ma il Benfica alla finale la vincerà negli spogliatoi. Il tecnico Magiaro estrae dal cilindro una frase d'effetto. La partita è vinta, loro sono morti. Frase che, ironia della sorte, userà anche Berzot, CT dell'Italia Mundial 20 anni più tardi, nella finale della Coppa del Mondo contro la Germania, a Madrid. Sempre a fine primo tempo, dopo che Cabrini aveva sbagliato un calcio di rigore. E come volevasi dimostrare, il Benfica rientrerà in campo e vincerà la Coppa, ribaltando il risultato, vincendo per 5-3, con doppietta della Pantera Nera Eusebio, scoperto e lanciato dal tecnico ungherese nello stesso anno. L'arrivo di Eusebio alla corte del Santone Magiaro è da romanzo. Mentre quest'ultimo era dal parrucchiere, sentì un emissario brasiliano parlare di un fenomeno che militava in Mozambico. In tempo record venne mandato un emissario del Benfica che portò la Pantera Nera nella città di Pessoa, cambiando così per sempre le sorti del Benfica. 2 giorni dopo la doppietta europea, Bela si presenta in sede, convinto di poter incassare il premio a detta sua, dovuto e concordato qualche mese prima. Ma è qui che si sta per consumare un finale thriller degno dei migliori film di Alfred Hitchcock. La società mugugna, ribattendo che il terzo posto in campionato non era piaciuto, e consegna al tecnico la lettera di licenziamento, scatenando così l'ira del mister, che dalla sua faretra lancerà un altro dardo ad effetto. Il Benfica non ha il culo per sedersi su 2 sedie. Prima di alzarsi, dirigendosi fumante verso la porta. A questo punto la separazione è ormai un epitaffio già scritto.
ma è qui che lancerà l'anatema. Da qui a 100 anni nessuna squadra portoghese sarà per due volte consecutive campione d'Europa e senza di me il Benfica non vincerà mai una Coppa Internazionale. Frase presa tra i sorrisi e il vilipendio da parte della dirigenza, ma fidatevi, da ridere c'è ben poco. Da quella data ai giorni nostri il Benfica giocherà altre 9 finali internazionali. 1962, Intercontinentale con il Santos di Pelé. 1963, Coppa dei Campioni con il Milan di Rivera. 1965, Coppa dei Campioni con l'Inter di Elenio Herrera. 1968, Coppa dei Campioni con il Manchester United di George Best. 1983, Coppa UEFA con l'Anderlecht. 1988, di nuovo Coppa dei Campioni con il PSV di Gus Hiddink. 1990, Coppa dei Campioni con il Milan di Sacchi e dei Tre Tulipani. Pensate che Eusebio, passato da leggenda in campo negli anni 60 ad ambasciatore delle Aquile negli anni 90, si recherà al Zentralfriedhof, cimitero ebraico nel centro di Vienna, con un mazzo di fiori da deporre sulla tomba del compianto ex allenatore per chiedere la grazia. 2013, Europa League con il Chelsea di Rafa Benitez. 2014, Europa League con il Siviglia di Emery. Tutte e 9 con un unico denominatore comune, ossia l'esito finale, che non credo ci sia bisogno di dirvi. Ve l'avevo detto che c'era ben poco da ridere.